Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi vogliamo parlare di cronaca nera. In Italia abbiamo una lunga lista di casi irrisolti e di morti misteriose che generano dei veri e propri rompicapi. Oggi ne vogliamo parlare con Rosita Tosto, grazie per essere qui, scrittrice. Grazie Ha scritto Indagine post mortem, autopsia psicologica. Allora, è una nuova tecnica di indagine, ne vogliamo proprio a te. Bene, sì. parlare perché non è molto usata qui in Italia. No, in effetti non è utilizzata, anche se abbiamo una proposta fatta del modello dell'autopsia psicologica fatta dal professor Gaetano De Lego, purtroppo non c'è più, e la dottoressa Patrizia Patrizi, che si concentrano e cercano di sintetizzare i modelli precedenti e stilano una lista di informazioni da raccogliere in 24 punti. Però loro si soffermano più che altro sulle vulnerabilità della vittima, quindi cercare di capire quali sono i rischi cui la vittima poteva andare incontro, quindi le possibili relazioni con l'autore del reato. Quindi spieghiamo meglio al pubblico a casa che cos'è l'autopsia psicologica. Cioè, ci sono delle tecniche di indagine che sono quelle tradizionali, delle nuove tecniche, i RIS usano l'esame del DNA, ma non solo, i tracciati telefonici. Invece questa su che si concentra? Sicuramente una tecnica nuova su cui purtroppo non abbiamo una letteratura scientifica importante dietro che ne spieghi i livelli di efficacia e quindi viene messo un po' da parte e ovviamente i risultati di questa, che è una perizia post mortem, appunto come abbiamo detto, è un'indagine che cerca retrospettiva, che cerca di raccogliere le informazioni necessarie a stilare un profilo il più dettagliato possibile della vittima, di quello che pensava e di quello che voleva fare prima della sua morte, avvenuta poi non si sa se per suicidio, omicidio, incidente. Peraltro, anche se proprio non è conclamata qui in Italia, però un po' già questa cosa, diciamo, si fa, perché poi si vanno a cercare, i diari, oppure si va a cercare nei profili dei social per capire meglio questa persona, che cosa faceva, chi incontrava. Sì, anche perché ad esempio possiamo prendere un caso che i mass media ci hanno riportato alla ribalta più e più volte e che adesso finalmente ha degli autori del reato, ed è proprio il caso di Sara Scazzi. Con Sara Scazzi una vera e propria autopsia psicologica non è stata fatta, non è stata effettuata, però se vogliamo seguire quelle che sono le linee guida, le informazioni da raccogliere, possiamo pensare che ovviamente riprendendo e analizzando il suo diario, oltre alle interrogazioni che sono le tecniche ovviamente normali e comuni, sono state analizzate anche il diario e oltre al diario soprattutto il social network, quindi Facebook, e da lì si è notato che effettivamente Sara aveva un insieme di amici, chiamiamoli amici, virtuali, uomini più grandi di lei, Ah, quindi questo non è, però dai mezzi stampa è trapelato non non tantissimo. tantissimo, però leggendo un po' qua e là, riscontrando diversi telegiornali, diverse riviste, effettivamente è trapelato questo, anche perché all'inizio, oltre alla fuga spontanea e volontaria da casa, si pensava che probabilmente era stata rapita o sequestrata da un uomo più Ah, grande. ecco, però questo diciamo che è stata subito lasciata come pista. Sì, è stata subito lasciata, anche perché dopo un mesetto quasi lo zio Michele Misteri ha trovato il suo cellulare semibruciato in un terreno poco distante da casa di Sara, e quindi le indagini si sono concentrate più che altro su di lui, si sono concentrate sui suoi interrogatori, sulle sue testimonianze, che erano sempre un po' così piene di falsità, piene di buchi. Ritrattava, Ritrattava, confessava. esatto. Quindi però questo è un caso che secondo me è destinato a non essere mai ben focalizzato, perché la negazione avviene da parte, diciamo, delle due donne che sono state implicate e la ammissione di colpa è da parte Dello dello zio, zio. però in realtà, insomma, c'è poca chiarezza. In effetti sì. Se, secondo lei, analizzando meglio il profilo psicologico, si sarebbe riusciti, quello di Sara appunto, si sarebbe riusciti a capire meglio le dinamiche, cioè almeno la motivazione per cui questa ragazza poi è così, insomma, Beh, è stata uccisa? probabilmente se fosse stata fatta una vera e propria autopsia psicologica, quindi seguendo quelle che sono le linee guida, probabilmente avrebbero accorciato i tempi di indagine, si sarebbe scoperto un po' prima forse che lo zio e la figlia Sabrina, che tra l'altro sono stati condannati all'ergastolo, sia lei che la madre Cosima Serrano. E sicuramente sì, si sarebbero accorciati i tempi e si sarebbe fatto un po' prima, anche perché sono passati 7 anni, Con quasi. questa analisi si fa anche un esame grafologico a volte della vittima per Sì, capire anche lo stato, che tipo di carattere un esame avesse. calligrafico, è vero. Infatti potremmo parlare così di Marilyn Monroe,
Marilyn Monroe non è stata fatta una vera e propria autopsia psicologica, però se rifacciamo sempre a quelle linee di informazioni che vengono raccolte, l'esame grafologico della Monroe effettivamente è stato effettuato e dal quale è uscito fuori che effettivamente la Monroe era molto legata alla vita, non poteva togliersi la vita, perché lei, ok, aveva turbe affettive, aveva turbe sentimentali, aveva un sacco di paura, aveva paura anche a fidarsi degli altri, però la Monroe era molto attaccata alla vita e di sicuro la sua calligrafia non era compatibile con una persona che voleva togliersi la vita. Beh, peraltro, insomma, si sa, o insomma, si suppone, oppure si sa, ma non si può dire chi è il vero mandante dell'uccisione della povera. Non si può dire, probabilmente. Non si può dire, però, insomma, vabbè, sai, dopo tanti anni probabilmente usciranno anche fuori queste cose. E nel tuo libro prendi anche in considerazione un altro cold case, perché soprattutto l'analisi post-mortem a volte si applica proprio nei cold case. E prendi quello della contessa Vacca Augusta in considerazione. Sì. Ricordiamo un po' che cosa è successo. Lei era 58 anni, ex indossatrice, sposata nel 67 con re degli elicotteri, il conte Corrado Augusto, che la lascia morendo vedova e ricchissima. Poi ricchissima. Un giorno scompare e si ritrovano soltanto i suoi dell'accappatoio e quindi... Per tanti anni il corpo però non mi sembra non si è ritrovato subito. No, il corpo è stato ritrovato 3 settimane dopo. Cioè, facendo un excursus, lei è scomparsa l'8 gennaio del 2001 dalla villa di Alta Chiara, lì a Portofino dove viveva, dove aveva ereditato questo villone. E insieme a lei nella villa ci stavano la sua amica Susanna e il suo amante Tirso, ex maggiordomo. Lei ha detto, cioè le sue ultime parole sono state: vado a fare un bagno, vado a fare una nuotata, però uscendo non è più tornata. Eppure 3 settimane dopo è stato ritrovato un corpo quasi a 400 chilometri da Portofino e gli anelli permisero il riconoscimento di Vacca Augusta. Quindi sì, è stato trovato. È stato trovato subito, però poi è stato difficilissimo riuscire a capire chi fosse. Chi fosse mai. Beh, sì. E poi un altro caso che praticamente ci ha tenuto incollati e che poi si sta riaprendo il processo, quello di Meredith Kercher. Si riaprirà e questo è stato un caso che veramente ha appassionato gli italiani. Appassionato gli italiani perché era diventato un caso mediatico. Internazionale oltretutto. Oltretutto ed è ancora un caso mediatico. Infatti a marzo c'è stata un'altra sentenza, cioè più che altro un'altra sentenza, si è deciso di riaprire il processo, quindi entro fine anno io credo riapriranno proprio il caso e quindi... Amanda Knox tornerà in Italia e insieme a Sollecito. Però non so se lei tornerà, perché lei ha detto che vorrebbe tornare, ma era di oggi, ho sentito che non... Che ha paura. Che ha paura della giustizia italiana e soprattutto dei metodi di indagine. Perché è innocentista, sicuramente gli darà... Ragione, gli darà ragione, certamente. Beh, certo è che è una cosa veramente che è rimasta, cioè la metodica si è capita perché hanno comunque, le indagini sono molto bravi a cercare di la ricostruzione a secondo dell'orario della morte, eccetera, però in realtà chi è stato, perché soprattutto si parla di un gioco erotico, però insomma mi sembra insomma un po'... Beh, in effetti è molto strano anche perché anche loro hanno ritrattato, poi alcuni dicono che erano sotto sostanza stupefacente, avevano fatto un mix di alcolici e droga, poi lei all'inizio aveva tirato fuori anche Lumumba che poi dopo 14 giorni di carcere è stato scarcerato e anche risarcito di 8.000 euro. Poi hanno tirato in mezzo Rudy Ghedè che alla fine a quanto pare c'era perché le tracce genetiche in bagno sono state effettivamente rilevate di Rudy Ghedè. Sì, beh, sicuramente se avessero utilizzato magari l'autopsia psicologica probabilmente avrebbero anche lì dato una mano in più anche perché il lavoro si sarebbe coadiuvato ancora di più tra professionisti. Sì, perché in realtà non è uscito bene un profilo di Meredith, non è stata proprio tracciata, non si capisce bene questa ragazza, che tipo di ragazza mai fosse, insomma, ecco. Sì, anche perché quello magari avrebbe escluso un gioco erotico, magari, perché se era una ragazza di quelle molto ligie, molto precise, magari non... Sì, in effetti, vabbè, più che gioco erotico, cioè lei non era protagonista del gioco erotico. Voleva essere tirata all'interno di un... Tant'è che Amanda, se ci volessimo rifare effettivamente a quello che poi hanno detto, cioè è stata Amanda a prendere 2 coltelli, uno più piccolo e uno più grande, e colpirla al volto per far sì che lei stesse ferma, perché
volevano sì che lei facesse parte di questo gioco un po' erotico e poi è finito male, purtroppo. Con queste analisi però a volte si possono violare appunto la privacy delle vittime, perché ovviamente andando a scavare si va a ricercare e toccare delle corde sensibili, come sono i dati personali, si cercano preferenze sessuali o anche si va a toccare la religione se si cerca di capire appunto questa persona come fosse collocata, eccetera. Quindi a volte si tirano fuori problemi etici in questo senso. Beh, in effetti questo è un problema abbastanza grande che blocca forse l'autopsia psicologica come tecnica investigativa nuova, appunto quello etico, perché ovviamente una persona quando si indaga in un'indagine di omicidio esce di fuori di tutto, esce di fuori, sì, come dicevi, la religione, i gruppi di appartenenza, le preferenze sessuali, e purtroppo ancora in Italia, soprattutto in alcuni paesi più che in altri rispetto ad altri, abbiamo un po' i paraocchi, no? Quindi magari le preferenze sessuali possono additare una persona e quindi il pubblico, che poi è effettivamente una parte integrante di quello che possiamo definire un processo mediatico, effettivamente è quello che addita e inizia a parlare magari di una vittima come chissà chi. E magari sì, si distoglie un po' l'attenzione da quello che effettivamente è successo. Diciamo che gli italiani sono un po' troppo moralisti, diciamo così, comunque sì, Vivono questo stereotipo. Allora a un certo punto, adesso come il caso della ragazza di Dragona, si è cominciato a scavare su questa ragazza uccisa a coltellate in questi giorni, e quindi anche sulle preferenze, sulle sue storie passate, uomini, donne, insomma si capisce molto bene, però tante volte è anche colpa un po' dei giornalisti, perché i giornalisti poi trapelano delle informazioni, i giornalisti scrivono e poi insomma ecco. Patatrac, cioè, in Italia esatto. Per fortuna non abbiamo una giuria popolare come in America, altrimenti chissà cosa accadrebbe. Eh beh, certo. Dove sono gli stati in cui viene più applicata questa tecnica di indagine? Guarda, uno degli stati più in cui è diffusa maggiormente è proprio Cuba. È Cuba, dove abbiamo il modello chiamato MAPI, che è il modello di autopsia psicologico integrato, fatto da Teresita Garcia Perez e Ranieri Royas Lopez, che sono due professori, due dottoresse, che hanno appunto creato questo modello e hanno cercato di ridurre al minimo il margine di errore per quando la si effettua. In effetti poi questo MAPI è suddiviso in quattro aree, quindi abbiamo la scheda sociodemografica, quindi si cerca di raccogliere le informazioni sulla vita della vittima, un profilo psicologico, quindi cercare di capire le abitudini anche quelle alimentari, le preferenze, certo, sessuali, sonno, veglia, tutte queste cose. Poi abbiamo anche l'area dei conflitti, quindi cercare di capire se la vittima effettivamente aveva qualche problema, quindi in famiglia, nel gruppo di pari, a scuola, nel lavoro, se aveva progetti futuri, se non ce li aveva, quindi se poteva magari avere già pensato a un possibile oddio, morirò. Certo, magari il suicidio, perché poi si tiene conto anche di questo, in alcuni casi non si è ben capito se era un vero suicidio oppure un suicidio che è stato occultato e camuffato, cioè un omicidio occultato e quindi fatto passare per suicidio, quindi sarebbe importantissimo anche capire la psicologia della vittima. In ultima analisi, quindi questo potrebbe, come si potrebbe inserire tra le vecchie tecniche e le nuove tecniche questa tecnica? Beh, sicuramente sarebbe una tecnica che non va a sostituire nessun'altra tecnica, semmai si aggiunge, si somma, tant'è che l'autopsia psicologica altro non è che il risultato di un lavoro d'equipe pluridisciplinare, multidisciplinare, che non dovrebbe essere trascurato, però purtroppo succede, non dovrebbe essere trascurato, però messo sempre in penombra appunto per la questione della letteratura scientifica che non è abbastanza forte da effettivamente indicarne i livelli di efficacia. Noi ringraziamo Rosita Tosto per averci illustrato questa tecnica d'indagine e vi ringraziamo per averci seguito.